Tutte nuovo tutorial. Allora, un tutorial, la mia versione della nocciolina, una versione completamente diversa da quelle che vediamo di solito, perché spesso la padella arriva fino giù, spesso arriva centrale. Io invece ho voluto farla proprio una chiusura veramente alta con una decorazione qui laterale che voi potete decorarla come volete. Questi fiori li ho realizzati con il tutorial di Francesca Cerchi di Maglia e vi lascio qui il tutorial e ho fatto una rosa con 31 maglie e l'altra, diciamo 31 catenelle, l'altra con 25, per cui più piccolina. Se vi interessa andate a vedere il tutorial di Cerchi di Maglia che vi lascio sia qui e sia sotto alle informazioni. Questo bocciolo che ho realizzato trovate anch'esso il tutorial sul mio canale. È facilissima da realizzare queste rose, veramente. Allora, parliamo della borsa. Non mi voglio dilungare, è una borsa ovviamente importante da realizzare. Non vi dovete spaventare. Però comunque ci vuole la rete, ci vuole insomma questo tipo di chiusura, potete variare come volete voi. L'ho foderata, ora devo semplicemente chiudere l'ultimo giro, ma ho finito ora di fare la borsa e di tagliare gli ultimi fili, però è completamente foderata. Poi adesso ho tolto perché ho lasciato la catena laterale con dei cerchi, li ho tolti perché fanno un rumore incredibile e insomma è facile perché il punto si ripete. Bisogna avere attenzioni con ovviamente con le misure. Il laterale è tutta nocciolina perché ho voluto proporre un qualcosa di diverso. Per quanto riguarda la decorazione, potete fare altre decorazioni. Io avrei proseguito con le decorazioni, però poi mi dicono insomma che abbondo troppo e allora mi sono fermata. Mi sono fermata così mettendo poi una catena molto molto importante. Sinceramente può insomma, va bene così. Altre cose da dire, oltre che usare la rete, questa chiusura a cartella che è diversa dal solito, fare comunque una chiusura alta invece di farla a metà o completamente, spesso poi non viene fatta tutta la nocciolina, ma viene fatta di solo soltanto la padella e basta. Invece ho voluto creare la nocciolina tutta, ma variare insomma diciamo l'aspetto, un aspetto completamente diverso. È molto profonda, molto profonda. Ora vi dico le misure. Per quanto riguarda i materiali, sono due rocche, questo bellissimo tie, e poi vi lascio scritto sotto alle informazioni quanta ne ho usata. Bellissimo filato lurex, molto bello. Ci occorre anche una chiusura a cartella. Io ho scelto questa che è molto molto carina e particolare. Userò un uncinetto numero 3, 3 e mezzo. Io vi ricordo sempre che potete usare in base al cordino che usate alla vostra mano, per cui l'uncinetto è sempre indicativo, ma voi poi trovate sempre il numero adatto a voi di uncinetto. Passiamo al tutorial. Iniziamo il lavoro avviando 39 catenelle più una. Vi ricordo che il punto nocciolina è un multiplo di 4 più 3, per cui voi in base alla larghezza, in base al filato, all'uncinetto che usate, fate un piccolo campione e potete poi decidere quante maglie avviare. Io ne avvierò 39 più una, perché è la larghezza giusta per questo filato per me, per la borsa. Iniziamo con un nodo e avvio le mie 39 catenelle. È ovvio che in base al filato voi poi potete decidere quale usare, insomma quante catenelle usare. Adesso che ho avviato le 39 maglie più una, alcune sono 40 più una, e questa è 39, con questa è 40. Ora entro nel punto non sottostante ma successivo per fare una maglia bassa. Qui entro
per ogni punto disponibile farò delle maglie basse. Vado lenta all'inizio per far vedere il punto. In questo modo iniziamo la base della nocciolina, perché la nocciolina poi verrà formata sul il retro del lavoro. Per cui per ogni punto disponibile facciamo una maglia bassa. Vediamo un po' di avvicinare di più il lavoro in questo modo, farlo vedere meglio. Entro sulla catenella sottostante e faccio una maglia bassa. Questo per tutti i punti disponibili, per cui proseguo fino al termine di tutte le catenelle e ci fermeremo qui. Adesso che abbiamo realizzato l'ultima maglia bassa, dobbiamo alzare il lavoro di una catenella e girare. Ora lavoreremo il punto nocciolina. Il punto nocciolina si lavora dal retro perché poi la nocciolina uscirà fuori sul davanti. Questa cosa è bellissima, mi piace veramente tanto. Allora lavoreremo ora 3 maglie basse, per cui entro una, due, lo metto appena a fuoco perché ogni tanto due e 3. Ora dobbiamo lavorare 5 maglie alte sullo stesso punto, per cui carico l'uncinetto, entro sul punto successivo, lavoro la maglia, ma non la termino, la lascio sull'uncinetto. Ancora carico. Entro sullo stesso punto e la lavoro, ma la lascio sull'uncinetto senza chiuderla. Questo lo farò per tutte le maglie. Quindi devo arrivare a 5 maglie. Questa è la terza, la quarta e la quinta sullo stesso punto. Ora ho caricato. Adesso la lavoro questa e la lascio sull'uncinetto. Ora ho caricato. Questa non si conta perché la prima. 1, 2, 3, 4 e 5 sono le 5 maglie che abbiamo fatto lavorate a maglia alta. Ora le dobbiamo lavorare tutte, le dobbiamo chiudere. Carico l'uncinetto, passo l'uncinetto su tutte le asoline in questo modo. Ora faccio una maglia bassa sul punto successivo. Tiro bene la nocciolina, faccio vedere questo passaggio, di non lasciare troppo filo. Lo sto facendo lentissimo il lavoro. E questa è la maglia, per cui abbiamo una, due, tre, quattro della nocciolina e qui si ripete. Per cui abbiamo la prima maglia bassa. La seconda, perché ogni nocciolina sarà distanziata da 3 maglie basse. E questa è la terza. Ora di nuovo nocciolina. Carico l'uncinetto, passo sul punto successivo, faccio la maglia alta, ma non la termino di lavorare, la lascio sospesa. Proseguo fino a lavorare 5 maglie. Questa è la seconda. Vedete, passo con l'uncinetto in questo modo e lo lascio sospeso sull'uncinetto. Io vado lentissima per farvi vedere bene il punto. Vedete? E rimane. Sono 3. Carico ancora l'uncinetto sullo stesso punto.
Vedete? 1, 2, 3 e 4. E questo è l'ultimo punto. Vado lentissima. Ecco qui. Ora carico l'uncinetto con il filo e passo su tutte le asoline, tutte quante, in questo modo. E proseguo sul punto successivo che è questo, lavoro una maglia bassa. Ecco qui. Ho più difficoltà a farlo lento che farlo veloce, però insomma. Giriamo il lavoro, vedete le noccioline si sono formate. Per cui adesso proseguiamo sempre 3 maglie basse, nocciolina, 3 maglie basse, nocciolina. La nocciolina si forma con 5 maglie alte non chiuse e poi si chiudono tutte insieme. Per cui è semplicissimo, molto molto semplice. E proseguiamo, vi faccio ancora, questa abbiamo fatto una maglia bassa. La seconda e la terza. Ecco qui. In questo modo ora dobbiamo fare la nocciolina. Qui entro, faccio una maglia bassa, ah, scusate, una maglia alta, che dobbiamo fare la nocciolina non chiusa. La seconda, sempre. Non chiusa, la terza, riuscite di farvelo vedere sempre molto molto lentamente, la quarta, passo sempre sulle, la lascio sospesa e la quinta. Vedete, è semplicissimo, vediamo un pochino il filo. Assolutamente facile. Qui contiamo, questa non, la prima non si conta, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico l'uncinetto. Ecco qui. Ora entro nel punto successivo e faccio una maglia bassa. E questo è il punto nocciolina. Ora proseguiamo fino al termine dei punti dove rimarranno 3 maglie basse. Io mi fermerò qui per farvi vedere e lavorerete le 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Per cui se avete contato bene tutte le maglie, le 39, per cui rimangono proprio le 3 maglie basse alla parte finale. Per cui ora proseguo e mi fermerò a questo punto. Il punto è bellissimo e anche il colore del cordino. Adesso che abbiamo fatto l'ultima maglia bassa, saliamo di una catenella e giriamo il lavoro. Ora dobbiamo contare bene, non dobbiamo sbagliarci perché se facciamo una maglia in più, poi non riusciremo a fare la nocciolina. Allora ci verrà poi tutto storto il lavoro. Non so perché non metta fuoco. Ecco qui. Adesso sulla maglia sottostante faccio una maglia bassa e una. 2 e 3, che vedete i punti sono 1, 2 e 3, si vedono benissimo. E facciamo la, diciamo, la maglia bassa, la quarta, che è quella della nocciolina, proprio sopra la nocciolina, eccola qui. Ora di nuovo 1. 2, vedete dov'è la terza? Eccola, si nasconde, non la andiamo a prendere. Eccola qui la terza e la quarta, eccola qui, della nocciolina sopra a proprio alla nocciolina. Non vi potete sbagliare, lo faccio vedere di nuovo, vedete i punti? 1, 2 e 3, si nasconde un po' il terzo. Il terzo è un punto timido, ma noi lo andiamo a prendere. 2 e 3, eccolo qui.
questo è della nocciolina, il quarto punto, eccolo qui. Perché vi ricordo sempre, la nocciolina è un multiplo di 4 più 3 quelli finali. Qui proseguo, abbiamo fatto la nocciolina, proseguo con 1, 2 e 3, eccolo qui, il terzo punto, ma la nocciolina la lavoriamo, cioè il quarto punto proprio sopra la nocciolina, eccola qua. Proseguiamo fino a tutti i punti disponibili. Adesso abbiamo fatto l'ultima maglia bassa, saliamo di una catenella e giro il lavoro. Entro e faccio una maglia bassa. Ora dobbiamo fare le noccioline al centro perché lo faremo sfalzato, ma non una sopra l'altra. Per cui, fatto il primo punto, prima maglia bassa, di nuovo vado ad eseguire una nocciolina, per cui maglia alta ma non chiusa. Che lascio sempre qui sull'uncinetto, ne ho fatte due, questa è la terza, la quarta e la quinta, ecco qui, contiamo 1, 2, 3, 4 e 5, passo l'uncinetto. Passo l'uncinetto su tutte le asoline, tutte in questo modo. Ora che abbiamo passato, dobbiamo entrare nel punto successivo e fare una maglia bassa. Una, due, e tre. Qui di nuovo una nocciolina, vedete? Dobbiamo fare la nocciolina proprio al centro, delle tre maglie sarà questa al centro. Per cui ancora nocciolina, una, due, prendo un po' di filo. Tre. 4 e 5 mi sfugge. Passo il filo e vado sulla maglia successiva. E faccio un punto basso, una maglia bassa, per cui una, due e tre. Questa, vedete, le noccioline sono al centro delle due. Per cui noi iniziamo con una maglia bassa, nocciolina, tre maglie, nocciolina, tre maglie. Qui invece di iniziare con 3 maglie basse, iniziamo con una. Finito tutto, mettiamo qua. Finito tutto il giro, finito tutto il giro, faremo ancora ovviamente un giro di maglie basse, solo maglie basse. Per cui adesso termino, arrivo fino alla fine, per cui qui ci sarà una nocciolina. E una maglia bassa. Allora, adesso che stiamo che sto facendo, ho fatto l'ultima nocciolina, vado all'ultimo punto e faccio la maglia bassa. Fatta la maglia bassa, io vado lentissimo, vi faccio vedere, faccio una catenella e mi alzo, giro il lavoro e inizio da capo a fare. Bellissimo, luccica tantissimo. E,
di nuovo tutte maglie basse come vi ho fatto vedere prima, per cui un giro sarà di 3 maglie basse nocciolina, 3 maglie basse nocciolina, poi un giro di solo maglie basse e poi sarà una maglia bassa nocciolina, 3 maglie basse, una nocciolina, 3 maglie basse, cioè l'avvio sarà di una, ma non più di 3. Poi di nuovo maglie basse. Allora, per cui è molto semplice e anche divertente, cioè annoia anche, non annoia il lavoro. Per cui ricordatevi sempre che questo è il punto dove dobbiamo rientrare, che è la nocciolina, eccolo qui, vi faccio vedere bene, e poi dovete vedere, niente, no, mi mette a fuoco quello di sotto, ecco qui, vediamo un po'. Qui vedete? Faccio un piccolo zoom, che è meglio. Allora, questa qui è il punto nocciolina, che è questo. 1, 2, 3, perché non vi potete sbagliare, ora ho fatto questo punto nocciolina, che è proprio sulla nocciolina, prendete questo laterale, ed è 1, ed è 2, sempre maglia bassa, ed è 3, vedete 3, il 4, eccolo, è questo, non vi sbagliate, contate sempre. Man mano ci fate l'occhio, chi non ha mai fatto il punto nocciolina, non vi potete sbagliare. Eccolo qui. Per cui io ora tiro su il lavoro fino a un'altezza che vi farò vedere in centimetri, oppure conteremo i giri di noccioline che abbiamo fatto, che ho fatto, e vi farò vedere con il centimetro all'incirca la misura che decido per questa borsa. Allora, ho terminato tutto il pannello, tutto quanto, ora vi dico le misure. Sono 43, 43 per 22 circa. Sono 37 le noccioline di altezza, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fino a 37, e vi do proprio le misure giuste. Poi, allora, adesso che abbiamo fatto il pannello, che è semplicissimo, comunque lo dobbiamo chiudere, io ho fatto il giro a nocciolina, ma non ho fatto ancora il giro a maglia bassa, per cui lo faremo con la rete. Eccola qui. Allora, utilizzerò questa rete che è molto morbida, giro il pannello, ora metto dei marcapunti in maniera di fissare per bene il pannello, non metto delle pinze perché qui poi schiaccia la nocciolina, non mi va bene, allora userò dei marcapunti. Allora, adesso che ho fissato con dei marcapunti, ne potete mettere anche di più, non è giusto per renderlo un po' fermo, giro in questo modo, dobbiamo trovarci davanti al lavoro e su ogni quadratino che vediamo, su ogni, dobbiamo fare un punto, però non è detto che è sempre così, possiamo anche farlo doppio oppure saltarlo, questo lo dobbiamo seguire i punti assoluti del lavoro che stiamo facendo. E poi prendiamo a riferimento il retro della rete, però non è che deve essere ogni punto per ogni punto della rete, ci dobbiamo, insomma, dobbiamo adattare i punti, ecco qui dove siamo alla rete, per cui tranquillamente, senza crearci tanti problemi. Allora, ci alziamo sempre di una catenella. Adesso entriamo nel primo foro, nel primo, peschiamo il filo. Tiriamo su bene il pannello e facciamo una maglia bassa. Mi avvicino così ve lo faccio vedere. Casomai mi sposto così, che poi si vede, lo metto a fuoco. Allora adesso entro al punto successivo. Abbiamo fatto questo. Entro al punto successivo. Prendo il filo.
faccio una maglia bassa. Io entro dove pesco, pesco il foro, non è importanza. L'importante è seguire i punti cui entro e faccio una maglia bassa. Ancora, vado piano piano, entro e faccio una maglia bassa. Spero che si vede bene. Ancora entro, non mi creo il problema dei fori dietro, se l'ho saltato oppure no. Quello che io mi devo preoccupare è di fare punto per punto della lavorazione, perché qui facciamo una maglia bassa per ogni punto disponibile della nostra lavorazione del pannello a nocciolina, per cui questa è la lavorazione. Vedete, adesso entro qui ed entro. E proseguo. Tanto qui, vedete, qui c'è il marca punti, per cui non mi posso sbagliare. Non è che mi avanza, perché comunque ho preso già le misure. Allora, adesso che proseguo tutta la riga, mi fermerò all'angolo. All'angolo vi farò vedere che comunque ci sarà tipo un aumento, perché comunque all'angolo faremo la maglia bassa sullo stesso quadratino, una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, e poi si prosegue. Per cui è semplicissimo. Adesso proseguo da sola e mi fermo a questo punto per farvi vedere l'angolo. Allora, adesso che siamo arrivati alla fine, togliamo questo che non ci serve più. Allora, siamo arrivati alla fine, facciamo il penultimo punto, sempre a maglia bassa, mi metto a fuoco quello sotto. Ok, ora qui facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa sullo stesso punto, per cui su questo quadratino abbiamo fatto, quindi non si vede bene, però si vede, vedete, una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Proseguiamo adesso che dobbiamo fare la linea, questa più lunga. Allora, qui dobbiamo fare su ogni punto che abbiamo fatto, per cui vado su quello successivo e faccio la stessa cosa, una maglia bassa. Vedete? Ecco qui. Proseguo, vi voglio far vedere fino alla fine e rifaccio la stessa cosa da questa parte, rifaccio la stessa cosa, cioè una maglia bassa qui all'angolo sullo stesso quadratino, una maglia bassa, poi una catenella e una maglia bassa, per cui maglia bassa, catenella e maglia bassa sullo stesso angolo per fare l'angolo. Poi proseguo anche qua su un nodino che ci voglio entrare. Io prendo il nodino e lo voglio prendere assolutamente. Ci perderò sicuramente più tempo, ma alla fine ecco, l'ho preso. Così non si vede il buchino. Eccolo qua. E proseguo fino al termine. Io ora vado avanti, ci vediamo in questo punto. Comunque, per ogni punto, ovviamente faremo una catenella. In che senso? Se noi qui abbiamo fatto una maglia bassa e poi qui abbiamo fatto la nocciolina e la maglia bassa, saranno 3 punti, per cui è facilissimo, basta seguire man mano e non ci possiamo sbagliare. Adesso ho terminato i laterali. Ho avviato 11 maglie e ho fatto all'incirca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di noccioline, file di noccioline. Sono partita con 2, poi con 3 ovviamente, e poi ho messo la rete e ho cucito, per cui ho avviato 11 maglie. Per cui si inizia con 2 noccioline e poi con 3.
Per cui riconto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, per cui non ci possiamo sbagliare. Per quanto riguarda il pannello, questo già abbiamo fatto, noi dovremmo mettere questa chiusura che io adoro, è carinissima. Per cui noi metteremo questa, la metteremo già all'inizio, questa, perché poi dovremmo comunque mettere la fodera in maniera che si copre anche una parte della chiusura. Il problema sarà poi quando dovremo mettere quest'altra, la parte dove si aggancia. Per cui prima metteremo questa, poi cominceremo, dopo che abbiamo foderato anche i laterali con la fodera, e io vi spiego il lavoro che dobbiamo affrontare. Poi dovremo prendere le misure per applicare e mettere la placca dietro, che ora eccola, non la trovavo, la placca dietro, per cui andrà messa dietro, fissata e poi cucita. Per cui quello che voglio, no, cucita, fissata con le pinze. Quello che io vi voglio dire è che comunque voglio mettere prima la fodera. Dovrebbe essere un lavoro semplice usando il centimetro, per cui prendendo le misure giuste non ci possiamo sbagliare nel modo più assoluto. Allora adesso tagliamo la fodera, cominciamo a cucire i laterali con la fodera e questa parte, e applicheremo intanto la chiusura. Allora, adesso che ho fissato la fodera, no, fissato, diciamo, ho preso le misure della fodera e tutto quanto, potete mettere delle pinze, delle mollette, insomma, quello che avete, dei spillini, potete passarla prima a macchina e poi appoggiarla, insomma, fate come volete, insomma, come vi trovate meglio. Siccome devo applicare questa, la chiusura a cartella, allora io quello che mi devo preoccupare è di mettere la chiusura, perché la dovrò mettere prima, qui prima di fissare la fodera, in maniera che questa verrà nascosta dalla fodera un pochino, un pezzo, se no viene sopra la fodera ed è bruttissimo, è meglio che sia dentro. E poi dobbiamo misurare l'altro pezzo, per cui cucerò da una parte e lascerò l'ultima. Allora andiamo per gradi. Allora, questo è l'inizio, per cui la borsa viene così. Per cui noi dovremo mettere la chiusura da questa parte. Posso anche togliere le pinze perché tanto non ci interessa per il momento. La fodera deve essere ancora cucita. Io ho fatto soltanto vedere. Allora, adesso dobbiamo allentare piano piano. Mette a fuoco, togliamo tutto così mette a fuoco. Dobbiamo allentare leggermente, senza fare danni, in questo modo, e metterla nella misura giusta. Potete usare il centimetro, potete contare, insomma. Adesso possiamo prendere il centimetro. Ecco qui, adesso che l'ho messa in un modo perfetto, devo stringere. Potete anche stringere con le pinze, però rischiate di rovinare questa parte, per cui con le mani sarebbe meglio. Oppure, se proprio non volete farlo con le mani, potete mettere un qualcosa che protegge e poi fare con le pinze. Mi raccomando, se non rovinate la chiusura. Ecco qui, non si toglie proprio, si è incastrata benissimo. Per cui mettendo ora la fodera sopra, andiamo a coprire anche una parte, vedete? In questo modo, che è molto più carino che far vedere, insomma, questa parte qui, ok? Ora andiamo a cucire, rimetto a posto tutta bene la fodera. Io cucerò con un filo nylon, di solito passo tutto a macchina prima e poi con il filo nylon, però questa volta voglio cambiare e vedere il risultato passando direttamente il filo nylon, per cui rimetto a posto con precisione tutti i punti, cercando di andare al bordo. Di metterlo bene in linea. Ecco qui, e qui rimane bello, vedete?
dei piccoli pezzettini. Ecco qua. Allora adesso cucio con tutto il nylon bene per bene e poi farò anche i laterali cuciti. Però, siccome dobbiamo, vi ricordo, mettere la parte opposta della chiusura, che è in questa parte qui, io questa parte non la cucio, per cui adesso cucio per fermare un po' questa parte. Perché metterla adesso con il centimetro, prendere la misura, adesso metteremo fisso leggermente comunque la fodera con il filo e mettiamo i laterali e cominciamo a cucire la borsa in maniera di prendere bene la misura, perché alle volte con il centimetro e le noccioline davanti non è proprio semplice semplice, un conto che è liscia questa parte, sarebbe stato sicuramente più semplice. Invece col fatto che ci sono le noccioline, il rischio che si può spostare, che si sposta, allora dobbiamo fare un lavoro preciso e fatto bene. Allora, adesso che ho cucito tutto perfettamente con il filo nylon, questa parte, sia la parte destra che sinistra, dobbiamo prendere le misure. Allora, o si fa con il centimetro, si prendono le misure, però io vi dico, per chi non è proprio esperto, il centimetro, se non siete precise, poi viene fuori un disastro. E questo allora facciamo adesso, diciamo per le prime volte, vi faccio vedere un sistema in maniera di non sbagliare, perché può succedere che con il centimetro basta andare fuori di mezzo centimetro e la borsa viene completamente storta. Allora, diciamo, le esperte fanno con il centimetro, però noi non siamo esperte, faremo in un altro modo. Io lo preferisco in maniera che a voi vi viene perfetta la borsa. Allora, io qui ho il filo, vedete che ho fissato da una parte, uno dalla parte destra e uno dalla parte sinistra. Ovviamente, se avete tutte e due la parte destra che avete finito la parte sinistra, un filo lo farete passare sotto e poi lo troverete dalla parte opposta, in questo modo. Noi dovremo prendere la misura dei laterali. Questo abbiamo già messo la chiusura a cartella, ma dobbiamo mettere l'altra e non abbiamo completato di cucire la parte superiore. Che cosa succede? La parte inferiore. Che cosa succede? Se noi prendiamo il centimetro, lo mettiamo esattamente e non ci creiamo il problema. Come possiamo fare? Contiamo il laterale che è con precisione. È un 14, qui faremo 14 più 14 e più 7. In questo modo prenderemo la misura. Allora, adesso che abbiamo cucito tutto, tranne che questa parte, perché dovrò mettere la chiusura bene, e poi comunque io metto delle applicazioni per cui mi è molto più facile che sia aperta, però voi potete comunque mettere prendere le misure col centimetro e comunque mettere la chiusura, e devo mettere delle decorazioni, per cui preferisco che sia aperta se mi occorre di intervenire con il filo. Allora, noi dobbiamo fare ora applicare i laterali. Allora, dobbiamo applicare i laterali. Parliamo di misure. Prendiamo il centimetro. Ora, per quanto riguarda la borsa, abbiamo detto che è 44 centimetri. I laterali sono 14 per 7. Comunque ci rimane semplicemente un pochissimo, pochissimo per la padellina, sarà piccolissima, perché poi sotto ci saranno delle decorazioni, che non volevo una padella che arrivava fino giù, e poi vi farò vedere, insomma, al termine. Allora, iniziamo a cucire. Come vi ho detto, io ho passato il filo una a destra e una a sinistra, in maniera di poter poi cucire agli inizi. Noi iniziamo dalla parte bassa. Potete mettere anche i marcapunti, visto che abbiamo lasciato tutto questo filo, tantissimo, e andiamo a cucire. Tanto sia le misure sia dell'uno che dell'altro sono identiche, per cui non mi chiedo, forse ho lasciato anche troppo filo. Vedete, qui corrisponde, inizio dalla parte bassa
infatti anche dall'altra parte, vedete, il filo l'ho proprio lasciato in maniera per poter cucire. Per cui, allora, noi iniziamo sempre con una cucitura proprio in costa, così non ci... A me piace moltissimo perché non si vede nulla. Vedete, in questa maniera ripasso. Ora vi faccio vedere bene da vicino, pisso un attimino il filo e giro in questo modo. Allora, abbiamo già iniziato, tolgo così non lo metto a fuoco, abbiamo già iniziato, io lavoro in costa e in costa, per cui passo dalla costa più vicino in questo modo. Devo togliere tutto, se no non metto a fuoco veramente. Ecco, qui non ci possiamo sbagliare con le coste interne lavorando a zig zag. Ancora procedo fino a fare tutti i punti. Vedete? Ecco qui, è semplicissimo, per cui a zig zag verrà una cucitura perfetta, tiriamo bene il filo ovviamente e proseguiamo fino al termine dei punti. Facilissimo, senza portarci appresso come faccio io tutte le cose intorno. Proseguo con la cucitura. Vedete, non si vede nulla. Perfetto, con la cucitura tutta intorno, per cui tutta intorno e ci vediamo al termine. Io intanto proseguo, che tanto vi ho fatto vedere come si fa, è semplicissimo, basta prendere le coste quelle interne, cucire a zig zag in questo modo, facile facile. Allora, ho terminato di cucire, ho messo la fodera e ho messo un'applicazione. Allora, vi voglio far vedere prima. Andiamo piano piano. Allora, quando ho cucito tutto, ho preso bene le misure, ho finito di mettere la chiusura. Ho lasciato questa parte aperta per poter poi mettere la chiusura, questa, e poi fissare la decorazione. Infatti, vedete che ci sono dei fili dentro, che ora taglierò e cucio tutto quanto in maniera che il lavoro è terminato. Allora, questi sono i fiori, già vi ho detto, del tutorial di Francesca Cerchi di Maglia, per cui vi lascio sempre il link come all'inizio, ve lo lascio qui, ve lo lascio anche sotto, e poi vi faccio vedere da vicino, semplicemente messo dei punti luci dentro che luccicano. Questo è un piccolo bocciolo fatto in tessitura. Ho sempre il tutorial, se vi interessa potete insomma rifarlo se vi piace. Questo è un piccolo fiorellino e un centrale con una perla e sempre dei piccoli Swarovski. Allora, mi piace tanto perché è un modello diverso, però ognuno di voi la può personalizzare come vuole, perché possiamo decidere di mettere una catena importante. Possiamo, mettendola ai laterali in questo modo, la devo semplicemente aprire, c'è il cerchio, ecco qua, apriamo. Poi una cosa che molte creative lo sanno, ma chi fa uncinetto spesso non lo sanno, non aprite i cerchi in questa maniera, perché ho visto veramente dei video che fanno uncinetto ma fanno anche bijou, che aprono gli anelli in questa maniera, vi prego non lo fate. Si aprono in questo e poi con le pinze, casomai si sistemano, ma non li aprite in questo. Le creative che fanno bijou lo sanno, perché fa uncinetto spesso non, insomma, non si sa, ma è un consiglio che vi do in questo modo. Allora, possiamo decidere di mettere questa catena con degli anelli apribili, che si mettono qui dentro, facilissimo, entrano in questi due fori ed è facile. Io una cosa che vi consiglio, questa è abbastanza importante come catena, ma mi piace perché è bella imponente come borsa. Allora, il tutorial è finito, io spero che vi sia piaciuto.
per qualsiasi cosa che volete sapere, domande, mi contattate sì sulla pagina, su Instagram, su Facebook, insomma, ovunque volete io rispondo sempre a tutte. Allora, io vi ringrazio, andate a seguire anche il tutorial di queste rose bellissime di Francesca, Cerchi di Maglia. E che vi lascio sempre il tutorial sotto, descrizioni anche sopra, ve l'ho lasciato, ma già ho detto un milione di volte, ma lo ridico ancora. Un bacione a tutte, ci vediamo ai prossimi tutorial lunedì, mercoledì e venerdì, 3 giorni a settimana. Un bacio!